Cari amici di TV Internet 1, sono sul ponte, quello che collega praticamente Martinsicuro con Porto d'Ascoli. Siamo proprio sull'inizio della bonifica del tronto e la situazione alle 20:30 circa è tornata, diciamo così, accettabile e nella normalità. Molti curiosi si affacciano un po' per monitorare la situazione del fiume Tronto proprio alla sua foce praticamente. Vi abbiamo già dato delle piccole immagini di anticipazione sulla situazione proprio sotto il ponte, che è tornata nella normalità. La strada della bonifica del Tronto in questo momento sembra aperta, le macchine scorrono, quindi credo che anche l'esondazione di qualche ora fa sia insomma rientrata nella normalità. Noi adesso proveremo proprio a fare questo pezzo di strada per insomma vedere quello che è successo. Vi facciamo vedere ancora qualche immagine e poi ci addentriamo proprio nella strada della bonifica del Tronto. Sentire? Invece ci eravamo sbagliati, perché questo pezzo di bonifica del Tronto è ancora chiuso. Noi abbiamo superato le transenne per cercare proprio di mostrarvi le immagini di questa zona, che adesso non è più invasa dall'acqua, ma c'è davvero di tutto, c'è fango. Poi cercheremo insomma di proseguire verso l'interno, anche perché altre macchine stanno cercando di passare, perché evidentemente insomma l'acqua non c'è più, ma resta il grado di allerta su questo pezzo di bonifica del Tronto, che comunque risulta ancora chiusa. Io adesso vi faccio vedere proprio questa strada, che fino a qualche ora fa, fino a un'ora fa, mi diceva un passante, era invasa dall'acqua. Ecco, ora vi faccio vedere il grado di fango che c'è ancora su questa strada. Vedete, fango un po' da tutte le parti, con cabine della luce, con la furia dell'acqua che ha portato via davvero tanta roba dietro di sé. Questa è la situazione, fango, qualche macchina che rientra a casa. Qui sono ovviamente gli abitanti di questa zona, che credo abbiano vissuto delle ore davvero incredibili quando l'acqua del fiume Tronto è uscita dal letto naturale del fiume ed è arrivata proprio qui in questo tratto di strada. Vedete, il fango è davvero da tutte le parti. La strada è completamente marrone, anche se l'acqua fortunatamente non c'è più, almeno su questo primo tratto di bonifica del Tronto, chiusa al traffico, anche se come vedete comunque qualcuno sta attraversando, perché ovviamente costretto, perché deve tornare a casa o perché deve tornare a casa verso la costa dalle zone di lavoro. Bene, noi adesso proseguiamo e vi aggiorniamo tra qualche chilometro. Altro aggiornamento: qui siamo invece sulla parte della bonifica del Tronto, all'ingresso del ponte di Stella di Monsampolo, che invece è in questo momento chiuso, perché evidentemente la situazione è ancora davvero a rischio. Io continuo a girarmi per vedere se eventualmente arrivino anche delle altre auto che hanno provato a inserirsi su questa zona. Dalla parte della foce del Tronto fino a qua, dalla parte dove eravamo qualche minuto fa fino a qui, si circola abbastanza bene. Chiaramente bisogna però usare molta prudenza, perché di fango a terra ce n'è
ancora tanto e bisogna davvero fare molta attenzione. Noi vi facciamo intanto vedere il ponte sulla, sull'ingresso del, del ponte, praticamente sull'ingresso di, della strada che poi insomma va a Stella di Monsampolo e che come vedete insomma è anche, e come magari qualcuno saprà, è anche l'ingresso della superstrada, della uscita di Stella di Monsampolo, della superstrada Ascoli Mare, sia verso San Benedetto e sia verso Ascoli Piceno, che al momento risulta dunque chiusa. Sono circa le 21 in questo momento. E allora adesso chiudiamo con l'ultimo aggiornamento sul ponte di Pagliare del Tronto e andremo anche lì a vedere se il ponte è chiuso e se la situazione eventualmente è migliore. Eccoci all'ingresso del ponte di Pagliare del Tronto, fra Pagliare del Tronto e Controguerra. Siamo ancora sulla bonifica, qualche chilometro ancora verso Ascoli Piceno. Anche qui vedete il ponte è chiuso. Eccolo qua, la chiusura. Noi adesso facciamo un altro tentativo, cioè nel senso entriamo per cercare di, se è possibile, farvi vedere qualcosa, ma credo proprio di no, perché insomma è tutto molto buio, ma anche qui la situazione è un po' quella che vi abbiamo mostrato nell'altro ponte, quello di Stella di Monsampolo, chiusura al traffico, quindi non si riesce ad andare dall'altra parte, e anche se insomma la situazione anche qui è migliorata abbastanza. Noi adesso cerchiamo di entrare se possibile per darvi delle immagini, e se invece non è possibile insomma vi aggiorneremo poi fra qualche minuto. Allora, non riusciamo a darvi immagini perché è davvero tutto buio, le macchine ovviamente non passano su questo ponte perché vi abbiamo già mostrato la chiusura al traffico, ma vi facciamo sentire, io non so se riuscite a sentirlo, il rumore dell'acqua che in questo punto è ancora altissima e il livello di allerta è sicuramente ancora molto molto alto, anche se insomma ci dicono che anche qui la situazione è leggermente migliorata. Io allora vi faccio semplicemente sentire il rumore dell'acqua del fiume Tronto dove siamo adesso. Bene, noi chiudiamo qui questo aggiornamento sulla situazione serale della bonifica del Tronto. Vi abbiamo mostrato insomma le immagini dalla foce a questo ponte fra Pagliare e Controguerra, e la situazione sembra al momento migliorata, anche se il livello di allerta, lo ripetiamo, è ancora molto molto alto. Chiudiamo da Pagliare del Tronto, dalla ponte fra Pagliare del Tronto e Controguerra, per TV Internet 1, Luigi Prosperi.